Sì, avevamo detto che si faceva l'assemblea entro fine luglio. Adesso i termini per la convocazione dell'assemblea non ci consente di farlo entro la fine luglio a questo punto. Sinceramente, farla la prima settimana di agosto sembra tanto un blitz, mi pare che ci sia volontà di tutti farlo all'inizio di Ma rimane valida la questione accordo con settembre. Sì, assolutamente, assolutamente. Non c'è parlato, ancora una bozza, se ne sta parlando, se la cosa sta in piedi la scriviamo. Stavolta parliamo prima di scrivere. Peraltro credo che per sbloccare questa situazione scriverò anche i vertici del partito, in modo che ci si faccia carico della situazione che c'è. Come preannuncio che nella giornata di oggi, massimo domani mattina, scriverò al Presidente del Consiglio, ai Vicepresidenti e Capigruppo, una lettera che ha a che fare con l'intasamento del Consiglio Comunale di delibere che non vanno avanti. Ricordate che nei mesi scorsi si era parlato del tema che il Consiglio di fatto ferma l'attività amministrativa perché le delibere non vanno avanti, si è sempre detto che non è vero, può darsi che a un certo punto non fosse vero, oggi è assolutamente così. quando dici Siccome delibera. questo determina anche rischi di responsabilità, non da poco, perché i termini di approvazione delle delibere urbanistiche sono fissati dalle leggi e noi stiamo violando tutti questi termini, credo che sia giusto che io renda edotti coloro che gestiscono l'attività consigliare, quindi il Presidente e Capigruppo, di ciò che sta accadendo, del volume di lavoro che già c'è scritto, che sta arrivando in iscrizione, che ha preso le commissioni e così via. Quindi poi credo che l'avrete anche voi. Delibere ci sono state, vabbè, a parte il disinquadramento. Dove è inquadramento, cioè, ci sono, vabbè, comunque nella lettera c'è il dettaglio di tutto, quindi l'avrete anche voi. Basta prendere l'ordine del giorno del Consiglio Comunale, ci sono dei piani attuativi, ci sono approvazioni definitive, c'è la città dello sport, c'è tutta una serie di delibere in corso, insomma. Se la firmo oggi sì, se no domani. Insomma. Ma questo intasamento. Se fossimo in un'impresa privata si direbbe che c'è una assoluta inefficienza. E questo è un peccato perché si fermano le risposte alla città. Cioè dietro ogni delibera ci sono cittadini, imprenditori, aziende, interessi della gente, risposte ai problemi. No, Insomma, anche quest'anno è stata Gaddi è una. stato bravo, lui ha una grandissima capacità e anche evidentemente relazioni per portare a comodo delle mostre sempre splendide. Quindi bisogna riconoscere il merito, l'ho sempre fatto, lo faccio anche adesso, non ho assolutamente nulla contro questo. Che poi per fare una mostra non basti quello, ma bisogna mettere insieme una serie di elementi su cui è un pochino più carente, ma questo, voglio dire, fa parte del gioco di squadra, per cui il sindaco si è sempre impegnato a dargli una mano a fare la quadratura del cerchio. Non sempre si riesce, la questione economica è diventata molto, molto rilevante, non solo perché la finanziaria che ci aspetta e quindi il bilancio nuovo che ci aspetta sarà un bilancio di grandi sacrifici, e lo stesso assessore si è reso conto che la possibilità di un finanziamento di 400-500 mila euro su un singolo evento è veramente a rischio. Per cui, in tal senso, l'altra sera ho fatto l'appello nel saluto finale dicendo: guardate che abbiamo bisogno di tutti, altrimenti queste cose non si possono più fare. Senti, però sponsor come A2A alla fine metti i loghi e quelli più molto si ispirano. Ma com'è possibile? Visto che pare che adesso si sia ispirata, come dura la fondazione Gardia? Non lo so questo, adesso io non so cosa ha detto Mi l'assessore. pare che non vogliano versare i due contributi, quindi sono più o meno 50.000 alla fondazione Gardia e 20.000 all'A2A. Non so che certezza avessero avuto su questo tema, sinceramente. Non so, non l'avevo seguita io, quindi non lo so. Credo che con A2A si faccia in fretta a parlare. Però Però il anche lì problema c'è. non è il 20.000, il problema è il 200.000, il 300.000, il 500.000, sia ben chiaro. È vero che il 200.000 è fatto da 10, da 20, questo è vero, però insomma, è la somma che fa il totale, però il problema che abbiamo noi non è il 20.000 avanti e indietro. La deduzione logica di quello che hai detto, cioè che non ci si può aspettare, è molto dura un finanziamento di 400-500 mila euro, intendi Bisogna dell'amministrazione. lavorare tutti perché sia meno il finanziamento chiesto al pubblico che magari altre amministrazioni pubbliche, se si conferma e se si ritiene che questo sia un interesse pubblico diffuso. Io credo che altre, e sovracomunale, che altri enti, Camere di Commercio e Provincia, devono fare uno sforzo maggiore, Regione compresa, e su questo anch'io stesso sono andato dall'assessore Buscemi a porre il tema, quindi è un tema aperto di dialogo con la Regione,
E poi serve probabilmente, lo dico tutti gli anni, ma non si riesce mai a fare, un sistema di ricerca di finanziamenti privati professionale. Cioè non può andare semplicemente in giro l'assessore, il sindaco col piattino a dire dammi 10.000 euro, perché non si riesce a dare la copertura. Serve un'organizzazione professionale che faccia una programmazione adeguata e che da un anno con l'altro possa accedere agli sponsor importanti, come altri eventi hanno. È l'unico meccanismo. Camera di Commercio perché è la sintesi, diciamo, del mondo economico. Se il mondo economico ha come dire, percezione che questo evento dia una diffusa ricchezza a tutti, un pochino, tanto poco, credo che debba fare uno sforzo superiore a quello che fa. Insomma, il Presidente Santis è molto attento alle questioni culturali per anche un gusto personale, ma non è questione di gusto personale, è questione di dire la Camera di Commercio, quindi il centro del sistema economico comasco, ritiene che questo sia un elemento qualificante e su questo deve investire, altrimenti non si può. Non si può più. Senti, alla situazione attuale nessuno sa niente. Il comune dopo il luogo. È un bel rebus. No, cosa dice? Soprattutto alla fine sarà quello che si ritroverà con quattro corsie che finiscono nella bruchiera di Albate, raccordate in qualche modo col viadotto, però di fatto con questione del raccordo è assolutamente legato a nulla. Cioè, è assolutamente il rischio reale. D'altra parte, se è insostenibile dal punto di vista economico quella tratta di autostrada, ancora di più in una situazione economica complessiva come quella che non c'è solo a Como ma c'è in tutto il paese, bisogna essere realisti, il rischio reale che sia così c'è, la disponibilità a cercare un progetto alternativo mi sembra davvero difficile e quindi ci si trova in una situazione in questo momento a fondo cieco. Non dobbiamo illudere la gente che sia facile trovare una soluzione a questo tema, perché non lo è per nulla, assolutamente. Credo che il tema infrastrutturale del paese e non solo nostro sia a rischio rispetto alla disponibilità delle risorse che ci sono. Sì, però in realtà vicino alle nostre alla fine i finanziamenti in qualche modo riescono a ottenerli e opere fanno, voglio dire, l'ECO hanno fatto un sistema di gallerie, l'hanno fatto con zero pedaggio, l'hanno fatto. L'hanno fatto in tempi che non sono quelli di adesso, l'hanno fatto in tempi in cui la Pedemontana, oppure quelle gallerie, oppure quella viabilità, costava molto meno, aveva norme che consentivano di costare molto meno e soprattutto c'era una situazione economica del paese, magari non migliore adesso, ma era la fase in cui c'era il boom della spesa pubblica, per cui tutti gli investimenti li facevano, adesso non è più possibile, adesso è arrivato il punto in cui quei debiti vanno ripagati. Il famoso debito pubblico del nostro paese lo sentiamo da questo punto di vista. Nel nuovo mercato della finanza mondiale non è più possibile per un paese fare come ha fatto l'Italia negli anni 70-80. Oggi non è più possibile. L'esito di una cosa del genere sul sistema paese vuol dire che i bot non li compra più nessuno, vuol dire che salta il paese. Allora la grande difficoltà della manovra finanziaria fa il paese deve dire facciamo un'operazione che riduca i costi, che faccia investimenti solo mirati, che riduca il debito, cioè che renda credibile la restituzione degli interessi su un finanziamento. Immaginate un privato cittadino o un'istituzione finlandese che dice ma io ho qui un po' di soldi, compro i bot del paese Italia o compro un'altra cosa. Ecco, bisogna convincere quel soggetto lì che siamo credibili. Come ci si è operati negli anni 60, 70, 80 evidentemente oggi non è più possibile. Per cui molti investimenti arrivano da quegli anni lì, oppure investimenti minori che invece sono fatti con risorse più strettamente locali. Però come tu dici rischiamo di arrivare a fondo cieco con il sistema della mangiata da una parte e della presa come letto dall'altra. Il comune capoluogo non ha un dovere in più rispetto agli altri comuni, insomma magari di raccontarsi con la provincia, magari di cercare di fare insomma un'azione unitaria, mentre invece la sensazione è che altri in realtà lo fanno come alla fine. A Como non è facilissimo fare il sistema, questo non è una scoperta che abbiamo fatto adesso, si è fatto bene per esempio su alcuni esempi, per esempio sulla vicenda ospedale lo si è fatto, anche se poi ci si scontra col singolo comune che ha il suo pallino e quindi poi che si mette sempre contro su tutto, però ci stiamo lavorando. Fare il sistema è difficile, ma qui è un problema di risorse, non è una questione del sistema. La provincia, il comune, la Camera di Commercio non possono, neanche se vendono tutti i loro beni, fare il secondo lotto da tangenziale, quindi è un problema di altro genere, è un problema di lobby locale
rispetto a una capacità di finanziamento dello Stato che può, attraverso la lobby locale, veicolare qui alcuni investimenti. Il triplicamento, la terza corsia della A9 è un'operazione fatta in questo modo,